Gesù è l'unica via al Padre. Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici. Accogliamo con gioia la parola di Dio che è per noi e che dona la vita nuova in questo giorno. Leggiamo Giovanni 14:1-6. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» E gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen». Cari amici, oggi il Vangelo ci spinge ad ascoltare la parola di Gesù. Il Vangelo di oggi ci spinge ad essere delle pecore attente alla voce del buon pastore. Oggi abbiamo il capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni. E in questo capitolo Gesù dice ai suoi discepoli di non lasciarsi turbare nel proprio cuore, di non lasciarsi scoraggiare. Perché dice: «Io vado al Padre, vado a prepararvi un posto». E queste sono le parole verso la fine della vita di Gesù sulla terra. Una delle ultime frasi che Gesù esprime e dice ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore». Allora, innanzitutto, lo accogliamo anche noi oggi. Non lasciamoci turbare il cuore. Non lasciamoci scoraggiare. Queste sono le parole di Gesù per te. Non lasciamoci turbare, cari amici. La buona notizia per mezzo della quale il nostro cuore oggi deve essere nella gioia, nella speranza, nella fiducia in Dio e nella pace soprattutto, lo dice poi Gesù: «Io me ne vado e voi conoscete la via». Ecco che Tommaso pone a Gesù una domanda da parte nostra: «Signore, noi non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?» Quante volte noi glielo diciamo: «Signore, non ti vedo, non ti trovo, non ti sperimento. Come posso sperimentarti? Come posso trovare la via per avere una nuova esperienza di te, un nuovo incontro con te?» Gesù dice: «Io sono la via, la verità e la vita». Questa espressione molto famosa per noi cristiani oggi tocca la nostra vita. Che cosa significa che Gesù è la via, che Gesù è la strada maestra? Che cosa significa concretamente? Non solo qui sulla terra che con Gesù noi abbiamo la luce, noi abbiamo chiarezza, noi sappiamo dove stiamo andando, ma soprattutto con chi stiamo camminando, perché è Gesù il nostro buon pastore che ci guida. Ma soprattutto questa espressione che Gesù oggi ci dice: lui è la via, l'approfondisce dicendo: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la via per arrivare al Padre, e ha detto: non c'è nessun'altra via. Oggi riprendiamo la centralità di Gesù Cristo nella nostra vita di fede, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nella nostra vita personale, nella nostra mentalità, nei nostri progetti. Gesù è la via. E
si va al Padre soltanto per mezzo di Gesù Cristo. Noi lo abbiamo sperimentato durante la Pasqua, che la venuta, la discesa di Gesù, la sua offerta libera per noi, è stato il ricongiungimento nostro con il Padre. Una nuova opportunità per essere in comunione con Dio. Ecco perché oggi siamo gioiosi, perché è Gesù la via che ci fa andare direttamente dal Padre. Quante volte noi prendiamo altre vie, altre strade. O nella fede stessa, dove non c'è Gesù, ci sono tante, potremmo dire, superstizioni, tante idee, spiritualismi, dove scartiamo la persona di Gesù, scartiamo il suo Vangelo, scartiamo la parola di Dio, per aggrapparci a anche devozioni a volte. Allora parliamo di devozionalismo, dove questo ismo è ciò che fa paura, perché ci allontana da Dio. Diversa è una devozione, dove c'è un equilibrio nella nostra fede, nelle nostre preghiere. Ma oggi il Vangelo, Gesù stesso ci dice: io sono l'unica via, io sono l'unica strada attraverso la quale voi potete giungere al Padre. Allora, prendiamo la via breve, andiamo direttamente da Gesù. O andiamo direttamente dal Padre per mezzo di Gesù Cristo. E lo facciamo con la preghiera, con una proclamazione, dicendogli: grazie Signore, perché oggi vieni a portare la pace nel mio cuore. Mi dici di non scoraggiarmi, di non lasciarmi turbare il cuore e la mente. Io confido in te, Signore. Ho fiducia piena nella tua parola. Ho fiducia che tu sei la mia via, sei la mia vita, tu sei la verità. E grazie a te, oggi posso andare al Padre e presentarmi senza alcuna difficoltà, perché tu hai pagato per me. Mi presento al Padre così come sono, perché tu sulla croce hai fatto scendere il perdono per me. E io ti chiedo oggi di manifestarti come mio Signore, come il mio amico, come la strada sicura, come il buon pastore che mi conduce in una nuova esperienza dell'amore e della misericordia di Dio Padre. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è: Gesù è l'unica via al Padre. Quindi proclamiamolo Signore della nostra vita, Signore della nostra famiglia, Signore nel nostro lavoro, nella nostra casa, nel nostro cuore. Che il Signore quindi vi benedica e vi conduca su pascoli erbosi. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e dalla Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Piaghe siamo stati risanati e liberati da ogni peso e da ogni male. Tu sei la via, sei la mia libertà. Nome sopra ogni nome, Yeshua.